Ciao ragazzi, bentornati su IAM Casa. Io sono Andrea, oggi sono qua a Bologna per un qualcosa di speciale. Introduco con due ospiti di eccezione, Paolo Borgomanero e Auro Montanari. Benvenuti. Grazie. Oggi vi introduciamo Timon Show, che sarà alla fiera di Bologna con Automoto d'Epoca. Infatti abbiamo scelto una location che sposa questo concetto dal 26 al 29 ottobre di quest'anno. Benvenuti, grazie di essere qua. Grazie a te. Voi siete le due menti ispiratrici, mi hanno detto dalla regia Dicono così. di questo progetto. Beh, intanto diciamo che cos'è questa fiera, che è qua a Bologna. Voi siete entrambi di Bologna, Sì. giusto? Perfetto. Finalmente abbiamo un evento sotto casa. Che era la ragione di Sì, tutto. c'è questa esibizione di orologi dentro a un'esibizione di Hanschen e moto d'epoca. Infatti qua mi sa che abbiamo i due mondi, giusto? Sì. Sì, io sono più avvezzo a... Per me l'automoto d'epoca è più la mia natura, però come si dice per affinità elettive, tante cose sono termine abusato, però secondo me è esplicativo di cosa vuol dire avere una passione diffusa nel passato e nella qualità del passato. Ok, qualità del passato in che senso? Nel senso che le cose più belle sono già state fatte. Sì, purtroppo molto vero. Vedi queste macchine, queste le ha disegnate le matite di un uomo, non l'intelligenza artificiale o il computer. Vedi le tedesche, vedi le inglesi, vedi le italiane. Eh sì, questa è tutta una tua collezione, anche se Sì, no, dicevamo... collezione sì, è un termine proprio, questa è la mia passione, le macchine continuo a comprarle perché non mi stanco, ma sono quelle che hanno significato di più nella mia esistenza di quando le automobili avevano significato, era oltre il mezzo, cioè queste macchine non le comprai perché ti servivano, ma perché ti piacevano. Che poi il concetto alla fine è anche nostro con gli orologi, è Sì, forse diciamo per le valido. macchine era più uno stile di vita anche. Sì, più status, è vero. Per gli orologi Anche non ho capito. l'orologio, Sì, Auro. anche però. Perché esibirlo faceva parte. Però con un orologio non riesci a caricare una bella ragazza. Una bella macchina, sì. Questo è molto vero, Però se questo è ti hai un molto orologio di valore, dicono, questa è anche una bella macchina. Forse. Però vedi che si ricade sempre beh, sì. sulla macchina. Sentite, Auro, noi ormai lo conosciamo, l'avete anche già visto su questi canali. Raccontaci un po' più di te, Paolo, perché almeno Io ho sempre capiamo. fatto l'imprenditore, sono nato imprenditore nel senso che mio padre ha fondato allora un brand molto importante che era La Perla, corsetteria e biancheria. Io ho lavorato 23 anni dentro, poi mi sono deciso di uscire perché volevo andare negli Stati Uniti e creare una fetta di vita che non dipendesse da due guanciali. Per cui sono andato, sono tornato e ancora oggi vado periodo molto lungo negli Stati Uniti perché è un paese secondo me che ha sempre qualcosa da dire. Essendo un ragazzo degli anni 60 e 70, io le macchine e gli orologi era una cosa normale, non è che, cioè, appena andavi in compagnia degli amici, dicevi l'orologio, fa vedere il tuo battente, perché poi c'era battente l'orologio, è un nomignolo, un Qua nickname di Bologna. di Bologna. Fa vedere che battente hai, perché per noi era significato quasi come la macchina, cioè c'erano proprio delle vicinanze di stile. C'è chi comprava un orologio e una macchina che era più affine all'orologio che aveva. Non so come dirti, ma c'erano queste cose, no? Come quando i cani assomigliano ai padroni. E lì era una cosa abbastanza uguale. E da allora la passione dell'automobile l'ho sempre avuta, per cui le ho comprate, le ho avute tutte. Poi niente, dopo nel 1993, siccome avevo due cari amici, che uno era Luca di Montezemolo e l'altro Diego della Valle, abbiamo ripescato dal passato l'acqua di Parma perché ci piaceva e abbiamo fatto veramente un bellissimo percorso con un business colossale, devo dire, abbiamo venduto a Vuitton, che notoriamente compra bene, e basta, poi adesso faccio il pensionato. Beh, Da dai. ridere, da ridere. Vengo qua, ho il mio ufficio, ho tutte le mie cosine, ho tanti amici, il meccanico viene qua a lavorare, il carrozzaio anche, insomma, coltiviamo le passioni. Beh, che è la cosa più importante, che è la cosa per cui poi siamo qua anche oggi. Per Da voi cui come vi siete conosciuti invece? oh, ci conosciamo da anni, siamo amici, Coi a battenti? semplicemente amici. Con i battenti. Ma Bologna è una città villaggio. Il centro è uno, non come a Milano, sono tante. Mio padre è milanese, tra l'altro. Bologna, e noi andavamo nel bar, sapevamo delle macchine, era qua, c'è coso, c'è cos'altro, c'è Che macchina tizio. aveva Auro ai tempi? No, io ho No, sempre tuo nome? avuto, Lui è stato anonimo. io ho sempre avuto maggiolone e cabriolet, basta, non ho avuto No, altre io anche macchine. io, maggiore cabriolet, però ho avuto di tutto, Porsche, allora la Mini Cooper S, insomma, parlo di preistoria. Beh, dai, sì, forse per me, ma insomma, Sì, sono tempi vabbè. anche poi Comunque, eccole vicini. qua. Infatti, qual è la macchina più speciale a cui sei più legato qua in questo Il garage? maggiolino cabriolet, Proprio perché lui. con quello sono Proprio andato da Bologna a lui. Istanbul Caspita. e sono anche tornato. Oppure la Ford Mustang, perché
macchina che comprai quando avevamo tutti in testa il film Bullitt di Steve McQueen, per cui è stata una delle passioni coltivate più macchina maschia. Macchina iconica. Beh, iconica. Sì. Mi aspettavo tutt'altro, ma... No, poi la Jaguar E, perché la Jaguar E è una macchina che è stata considerata la più bella macchina del mondo quando è uscita nel 61. Lenzo Ferrari disse, ha un unico difetto, non ha il cavallino sul cofano, e per dirla lui. Beh, qual è quindi per voi questo legame poi che abbiamo, il motivo per cui poi avete ispirato questa... Alla fine è la passione, per un oggetto che ci ha accompagnato nei nostri anni. E quindi che troveremo poi assieme. Sì. E voi vi aiutate, collezionate assieme, perché prima... No, io chiedo consigli a lui, gli faccio vedere i miei orologi, in quel momento lui sa benissimo tutto, anche dei più modesti, lui conosce tutto. Fa paura questa roba, perché, voglio dire, uno dice, mi intendo di Rolex, mi intendo di Cartier, mi intendo di Patek Philippe. Ma io quando gli ho fatto vedere un orologio Sicura, che è un vecchio orologio che andava sott'acqua ma non ci va più, lui lo conosceva benissimo. Cioè, un orologio da 100 euro oggi, perché è storico. Non più da 100 euro. Vabbè, non più. Saliti. Comunque, no, per dirti, lui è veramente l'esperto di orologi. Invece io sono stato sollecitato da Pierluigi Santi perché volevamo organizzare insieme, sono passati 7 anni, una fiera di Bologna di auto e moto storiche con dentro orologi, modellini, hi-fi, giocattoli. Cioè il collezionismo vero, anche se usato impropriamente, poteva diventare veramente una fiera. E Bologna, non è un caso che a Bologna abbiamo raddoppiato gli spazi acquistati, perché Bologna è una città dove, come dice Enrico Montezemolo, ci capiti. Cioè a Torino ci devi andare, Bologna sì, no, sì. Bologna ci capiti. Per cui, considerando che a un'ora di alta velocità da Bologna vivono 22 milioni di persone, che è un terzo della popolazione, fate capire che Bologna è un centro, è un hub idoneo a tutto quello che viene centralizzato per il paese. Guarda le ferrovie. Infatti, non a caso poi anche negli orologi, l'Emilia Romagna è... No, Bologna è stato un centro importante, storico, dagli anni 80-90. Era la città insieme a Milano e New York più importante per i... collezionisti, c'erano dei grandi collezionisti, grandi commercianti e anche ottimi restauratori di orologi. Infatti, e finalmente abbiamo uno show a Bologna. Eh beh, dai, per cui ci troveremo tutti. Cosa mi avete portato da vedere, ragazzi? Che vedo, ho intravisto comunque... No, io ho un orologio da tutti i giorni, un Laurent Ferrier col quadrante speciale. Che era quello di Philips, vero? Esatto. Che non ha però un legame col mondo auto. No, però è un orologio sportivo, diciamo. Beh sì, anche lui poi... che io sappia correva. Sì, lui ha corso anche Le Mans 24 ore. Da cui hanno ispirato poi l'orologio di questo. Esatto. Per cui non è un orologio banale, lui la... Ovviamente, lui la... lui sta ammaccando. Certo. Beh, rispetto al solito, però è un orologio più moderno, meno intrigante. No, questo qua è l'orologio che ho comprato nel 71, credo, che è il famoso Pepsi. Io l'ho comprato, ma è un orologio che non dovevo neanche dire in casa quanto avevo pagato, talmente era normale la cifra. Di sopra ho una collezione di vera di tutto il 1966 di Epoca, che era una rivista di... Ok, questa è una vera collezione. Questa è una vera non collezione. Non è abusata. Tutto l'anno. Completa. No, okay. Vedi, questa è una collezione. E il GMT Master costava d'oro 428.000 lire, d'acciaio costava 170.000 lire. Io i conti li faccio male, perché sono andato che l'ira era finita. Non erano neanche allora. D'oro costava molto di più, costava 3 volte. Tutti gli orologi costavano 3 volte quando erano d'oro. 3, 4 oggi non volte. È più così. E non ha un legame con nulla che c'è in questo garage? Semplicemente un orologio? No, ti dico, guarda, negli Stati Uniti, io ne ho regalati 3 di questi, comprati negli Stati Uniti negli anni 90. Io non so quanto costi adesso, ma costa una follia, mi hanno detto. E li ho comprati a Miami e li ho pagati 3 euro, $2000 l'uno, quando il dollaro era 1000 lire, va bene così. E li ho regalati perché gente che meritava il regalo, perché però, voglio dire, oggi è un regalo importante. Come una volta si regalavano gli orologi, era una prassi. Prima comunione, il santo ti regalava l'orologio. Il mio santo mi regalò un Girard Perregaux. Che è ancora conservato? No, non ce l'ho più. Mio padre mi regalò un Omega Seamaster. Per lui aveva già capito che dovevo regalarmi un orologio di seconda mano col mio anno di nascita. La comunione, la crisma, la fece nel 67 o 66. Mi regalò un orologio del 57, il mio anno di nascita. Quindi che c'ho ancora. Iniziati al vintage subito, sì. Da bambino. Mio padre mi ha educato a... Per un anno potevi fare la 1000 miglia. Sì. Meraviglioso. E quindi collezionate anche assieme? Un po'. Collezionate, abbiamo detto che non si conosce. No, ma parliamo di collezione. Tanto ormai io gli ho già regalato, io ho 2 figlie sposate, okay. Non mi chiedono niente, ma ho già diviso gli orologi, li ho dati praticamente tutti a loro. Non ho questa voglia così di avere degli orologi. Lui sì, io no. No, io a me non mi interessa molto il possesso, mi interessa il viaggio dell'orologio, come l'ho acquistato, come l'ho avuto.
la storia comprato, che ha. Stop. Piacere della ricerca. Sì. Possesso non mi interessa molto. Bene, cosa vi aspettate da questa fiera di Bologna? Visto che oggi è il primo giorno che ci conosciamo tutti assieme, ma poi ci rivedremo, immagino. Ma ci aspettiamo del successo, sicuramente. Sì, ma non c'è problema. Sarà un successo, non è che stiamo prevedendo, guardando la parte, hanno raddoppiato gli acquisti da parte degli espositori, degli spazi, capisci? Per cui... Ma è il primo anno che c'è da parte di Bologna, giusto? Era la vecchia fiera di Padova che si è spostata a Bologna. Qui si dice a Bologna è come picchiare un bambino, avere successo a Bologna. Bellissimo, bellissimo. Vabbè, ma sai, modi di dire di una volta... Molto coloriti, crudelia, molto coloriti. No, 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 sono molto interessato a questo... È diverso il modo di dire, ma... ok. Lo diciamo fuori. Vabbè. L'ultima cosa che vi chiedo, che cos'è quella macchina là in fondo? Che mi si raccontava prima la storia, ma almeno quella Ferrari? La condividiamo. È la macchina che Gianni Agnelli ha regalato a Luca di Montezemolo quando il giorno del suo matrimonio, nel 2000, 7 luglio del 2000. Luca è sposato, Agnelli gli ha regalato quella barchetta che è una one-off, esemplare unico. Non ho i documenti qua, però sarebbe interessante farteli vedere, con primo proprietario Giovanni Agnelli, nato a Torino, eccetera, eccetera. E lui, insomma, questa macchina ha nel conto chilometri 1800 km, considera che 400, forse 500 li ho fatti io, altrettanto un meccanico, per cui praticamente la snobba, anche perché se non si copre, per cui se viene a piovere quando sei in giro. Comodo, scomodo. Bene, grazie. Io intanto vi ringrazio. Grazie. Noi ci vediamo tutti assieme a Bologna il 26 di ottobre e poi con calma scopriremo anche qualcosa di più di voi. Certo. Grazie, grazie a voi ragazzi, e allora dal 26 al 29 ottobre ci trovate a Bologna. Volete dire qualcos'altro? Qualcosa da aggiungere? No, grazie. Perfetto, allora ci vediamo in fiera.